Per ricordarcela, la chiamiamo la lingua dei no, perché in base alla persona non è grande, non è troppo piccola, non è segnata dai denti, non ha molte screpolature o nessuna, è bella, liscia, giovane, quasi da dire. Non è rossa, non è bianca, non ha una patina, la patina c'è poco, la sana umidità che erora l'organismo. Quindi la patina però non è gialla e non è neanche bianca, non è grassa. La bocca e la lingua non è piena di umidità con un eccesso di saliva, ma non è neanche asciutta. Insomma, la lingua ideale. Capita spesso nei bambini, ma non è detto, nel senso che ci sono anche persone giovani che hanno già delle lingue fortemente caratterizzate. La lingua da carenza di C, la chiamiamo come scuola Tindiele, come modo di comunicare fra noi, la lingua della milza. Perché la lingua della milza? Perché in medicina cinese la milza stomaco, sono i responsabili della distribuzione del C. Capisci di più? È il gonfiore, è il fatto di essere segnata sui bordi, una lingua prolassata, grande, con i segni della dentatura. Questa è la cosa che capisci di più. Dopo ci sono le caratteristiche, la patina bianca, che quindi è una stasi. La terza lingua, il classico calore, una lingua rossa, non eccessivamente screpolata, rossa. Anche un bambino con una lingua ideale, ci possono essere dei momenti anche in base all'alimentazione, che ha questa lingua rossa, questa lingua da calore, quella che noi chiamiamo la presenza di umido all'interno del corpo. Di nuovo abbiamo una dilatazione. Di nuovo abbiamo, perché ciò che è umido è come se invischiasse, come se rallentasse. Di nuovo abbiamo una presenza di segnatura dei denti. Non si vede, appena accennata, ma c'è per la grandezza anche della lingua, perché tende ad essere la patina è bianca. Il bianco è il freddo. L'umido sano è un umido luminoso. Quando la patina diventa bianca è il freddo. Quindi comincia ad essere atipica. Qui nel disegno fa vedere una lingua viola. In realtà abbiamo tutte le graduazioni che vanno dal terreo al violino, al bluetto, fino a diventare effettivamente viola, addirittura nera. Il sangue che si ferma non è solo la lingua dei cardiopatici, per la memoria delle labbra possono essere scure, ma porzioni delle labbra o interni della bocca possono essere scuri in questo genere di lingua. Nella vita quotidiana è anche una lingua d'avvelenamento, avvelenamento da funghi, avvelenamento da sostanze tossiche. Quando ci vediamo le labbra scure, stiamo già male, ma se ci vediamo anche le labbra scure, o le labbra scure non è un buon segno, no? Assolutamente, questa è la lingua da stasi di sangue. Chiamiamo la lingua emotiva. È una lingua che è caratterizzata da una punta rossa in confronto al resto del corpo. Quindi anche se la lingua è rossa, la punta è ancora più rossa, la lingua emotiva, la lingua dell'ansia, la lingua di una forte attività interiore. È anche la lingua dei punti barriera, noi diciamo in medicina cinese, cioè ad esempio nei quan, che è un punto barriera, è un punto molto attivo. In questo caso non manca la vitalità, come nella lingua numero 2, da carenza di C. Qui la vitalità è fermata, è bloccata. Nel ristagno di C, nella cultura, nella depressione, nella malinconia, nella cultura greca, ad esempio, Ippocrate propone di pagare un lottatore professionista che ti soffoca o ti aggredisce. Anche se sei un filosofo intelligente che sai che la cura è quella, quando ti vedi l'energumeno che arriva, dove va l'ansia, dove va la depressione? Arriva. Il caldo umido, abbiamo la lingua da calore rossa, in più una patina spessa e gialla. Abbiamo visto prima dal vivo che non è che si vede un giallo sfacciato, solo a volte, è un giallino, un marroncino chiaro, ma è quel colore lì, non è bianca. È la lingua anche delle grandi infiammazioni. Mi è capitato che una carenza fa esaltare il suo opposto. Abbiamo la carenza di yang.
che quindi fa diventare molto grande lo in, e abbiamo la carenza di in, che quindi fa diventare molto grande lo yang. Sono le lingue false, nel senso buono, falso yang e falso yin, no? Cioè, sono degli yang che si vedono tanto, perché quando c'è una carenza facilmente c'è la dilatazione. Abbiamo una lingua che tende a essere grande, se vogliamo, spessa. La lingua pallida e gonfia, la patina spessa e bianca, questi aspetti. Persona a freddo, e la lingua anche della moxa, le persone che hanno questa lingua amano il calore. Sembra un fuoco assoluto, in realtà è una carenza. Infatti la lingua da carenza di yin, è una lingua screpolata, segnata e screpolata in tutto il corpo. Prima abbiamo visto, spesso anche le fauci sono asciutte, sembrano yang esagerati, invece è un yin che non tiene. E anche qui l'atteggiamento è importante, che non sia solo drenante per gli operatori, ad esempio, ah, drainiamo il fegato, drainiamo il calore, eccetera. No, dovremmo anche andare a nutrire lo yin in questa lingua. In realtà è una lingua che capita spesso per dei momenti, non per sempre, anche perché dicevamo prima che se manca il sangue manca la vita. Però può capitare in momenti della vita, non so, mestruazioni eccessive. Un periodo particolare della vita può portare a una lingua di questo tipo. Carenze alimentari importanti in una certa fase della vita, sì. Anche cose gravi, un'emorragia interna. Finito, finito. Bel Grazie. riassunto, una sostanza.